No, facciamo questo ping pong tra La Spezia ed Empoli, vi riporto alla Spezia e vi faccio entrare direttamente dentro gli spogliatoi del Parma. Sentite. Beh, direi che stanno festeggiando in modo sobrio, no? Gianluca, Daniele, che Io stavo pensando ai dati del Parma che vince attraverso la miglior difesa, perché 37 gol subiti, evidentemente da Versa, nel momento di maggior difficoltà, anche di maggiori critiche, è riuscito a dare compattezza al reparto difensivo e soprattutto poi davanti a ritrovare Ceravolo, che per una lunga parte del campionato non era a disposizione. Stavo pensando però anche agli sconfitti di oggi, quindi al Frosinone, perché l'incredibile coincidenza, oltre al fatto che anche l'anno scorso si giocò il 18 maggio, no? L'ultima giornata di campionato, quindi una sorta di fatal 18 maggio per il Frosinone, ma che al Frosinone non basta mai arrivare con lo stesso punteggio della squadra che vince poi, perché ha fatto gli stessi punti l'anno scorso del Verona e quest'anno del Parma, ma per una questione di differenza reti negli scontri diretti il Frosinone non riesce ad andare Guarda i volti direttamente in dispiaciuti Serie ovviamente dei A. E tifosi che adesso, si sai, stavano fare i playoff come dispiaciuti. l'anno scorso, Daniele, no? Con il contraccolpo psicologico di una promozione persa in questo Diventa modo, rischioso. diventa ovviamente molto Oggi più Diletta è stato complicato. incredibile la modalità con cui il Frosinone, sotto di 1-0, Riesce a rimonta fare la gol? partita. Prende gol su contropiede del Foggia al 44esimo del secondo tempo. Tra l'altro Floriano ha fatto anche un grande gol. Ma la partita, sai, era una di quelle partite ormai chiuse. Cioè, il Foggia aveva ormai accettato di fatto di poter perdere a Frosinone perché ci sta contro la squadra che stava volando verso la promozione. Contropiede, gol. Cioè, questo è uno psicodramma vero quello che si sta consumando a Frosinone. Proprio perché, come ricordava Gianluca, si aggiunge a ciò che era successo esattamente 12 mesi Alla fa. Spezia poi Incredibile. ricordiamo anche il rigore sbagliato di Gilardino che poi ha aperto Sì, anche perché le sull'1-0 porte alla vittoria Gilardino ha sbagliato un rigore, del Gilardino Parma. ex giocatore del Parma, contestato dai suoi tifosi, dalla sua di curva, quella dello Spezia, e invece ha avuto cori da quella del Parma. Che cantava Gilardino uno di noi, è stata una situazione anche a livello ambientale complicata per Gilardino, poi sostituito verso la fine del primo tempo da Granoce, sempre per motivi fisici, ma forse anche perché si era creata questa Perché situazione complicata per lui da gestire durante la partita. Qui vediamo lo spogliatoio del Parma, ho visto con la camicia bianca, ovviamente già tutta bagnata da Versa, e sentiamo un po', anche sentiamo il suo di cosa stanno trionfo, eh. cantando. L'ho visto con la camicia bianca lì sulla destra, ma evidentemente Beh, parliamo anche già con tutti i giocatori e i del personaggi miracolo che sportivo, l'hanno esatto, che è travolto. riuscito a No, sai scrivere perché? questo E allenatore. Daniele lo sa benissimo, è stato molto criticato a Parma da Versa. Parecchio. Molto criticato, una parte della È tifoseria stato un momento voleva il suo complicato esonero, ma anche dopo la invece. sconfitta di Cesena Sì, 2 settimane fa. sì, sì. E invece è stato difeso non solo dalla proprietà, che ha sempre pensato che D'Aversa ovviamente fosse la persona giusta per portare il Parma in A, ma soprattutto al direttore sportivo Daniele Fagiano, che è stato lui ad averlo scelto e soprattutto lui ad Sì. averlo protetto nel momento di grande Ma oltre ad difficoltà. Aversa c'è un uomo che ha mantenuto una promessa, che oggi ha mantenuto una promessa Il che si è capitano. realizzata. Il capitano Lucarelli con Marco Nosotti. Vero Ale? Allora, avevi un impegno, sei stato di parole, eh? No, non è vero, è impossibile. Non è vero perché in tre anni così aveva fatto una roba incredibile. No, non lo so, non ci posso credere, veramente aveva fatto Grande capitano! una roba fuori dal mondo. Neanche di più. Grandi sogni si poteva immaginare un finale così, veramente. Non ce la faccio più. E in campo cosa succede? Quando arrivavano queste notizie? No, Tu cercavi di star sembrava calmo? tutto perso a un certo punto perché quell'altro esultavano. Poi è arrivato sto boato qua. Non lo so io, guarda, è un sogno. Guarda sta gente! Senti, guarda, volare con questo ginocchio qua, Io dimmi! Te l'avevo detto che eri un bel segnale te. Sì, Che te ecco. portavi bene, dove sei te si vince. Ma voi avete fatto sul campo una grande cosa, per dire, queste tre consecutive, cos'è? Qual è la fotografia che ti rimane? La cosa bella di questo Parma, le vittorie finali qua, il filotto. Questo è un percorso cominciato 3 anni fa, cominciato a Zignano 3 anni fa, davanti a questo splendido pubblico. Ci sono stati momenti di difficoltà, ma abbiamo sempre accelerato, ci siamo sempre rialzati. Questo è un grande premio per questa gente.
Questa gente in momento di difficoltà non ha mai mollato e io insieme a loro sono fiero di essere loro capitano. Ora posso anche smettere. No, non mi dica smetti, sei solo 41 anni. Lo so, sono giovane. No, lo so, vediamo, dai. Vediamo, lasciatemi andare a festeggiare, ragazzi. Va bene, vai, 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 vai. Speriamo che non smetta proprio adesso sul più bello, il capitano Lucarelli. Livorno promosso, parole. Lucarelli promosso, festa doppia, tripla. È giusto così, e le lacrime di Lucarelli sono emblematiche, significative di quanto sia stata ovviamente sofferta questa promozione e anche l'incredulità, no? Di raggiungerla in questo modo con il Frosinone che si trovava al secondo posto. Sai, Diletta, una festa quasi annunciata. Scendere in Serie D e giocare su certi campi, con tutto il rispetto, in certi impianti piccolissimi, con club lontani anni luce dalla storia, dalla tradizione del Parma, e adesso capire, forse neanche tanto, non ci è ancora riuscito Lucarelli, sì, di essere ritornati su, di aver risalito tutta la corrente, credo che sia un'emozione. Intanto stanno cantando Forza Foggia a lei, adesso sono diventati ovviamente tifosi anche, sì, e soprattutto Vacca e il capopopolo nel fare questo coro, perché ricordiamo che Vacca fino a gennaio giocava con il Foggia e quindi ovviamente deve ringraziare i suoi compagni Mazzeo e Floriano per il regalo di oggi. Foggia che ha onorato il campionato, adesso sì, è chiaro che Frosinone, sì, dirà ma come, non dovevate più dire nulla e siete venuti da noi a fare la partita della vita, ma nelle ultime stagioni finalmente abbiamo visto delle squadre onorare i campionati, esatto, fino alla fine anche senza nulla, obiettivi. Foggia, e visto che parli di Frosinone, è esemplare da questo punto di vista. Andiamo a Frosinone da Vanessa Leonardi anche per capire lì, siamo direttamente sugli spogliatoi di Frosinone con Vanessa Leonardi negli spogliatoi per capire com'è lì la situazione, Vanessa. Dalle lacrime di gioia, ti posso dire, Diletta, qua si passa alle lacrime di disperazione. Veramente ho visto dei giocatori inconsolabili, su tutti Maiello, ma lo stesso Matteo Ciofani, facevano anche fatica a uscire dal campo, quasi a voler comunque continuare a ricevere un abbraccio da parte dei tifosi del